La prima, come si dice? 3, 2, 1. Ciao a tutti e bentornati a Stazione RAR. Vi salutiamo qui da Radio Giovani Arcobaleno. Oggi è una giornata speciale, siamo tutti un po' mascherati con questi cappelli di Natale e abbiamo anche degli ospiti. C'è la signora Teresa, il signor Fausto e una ragazza del gruppo Arcobaleno, Valeria, con noi. Io sono sempre Anna Maria, Tiziana, Riccardo, Andrea, Natascia, Teresa, Fausto, Valeria, Alessandro. Alla regia abbiamo Gino, poi qui c'è Tania, c'è Stefano, insomma siamo un bel po'. Per questa puntata un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Giovani Arcobaleno e argomento Natale. Come iniziamo? Innanzitutto vogliamo fare delle domande prima di tutto ai nostri ospiti. Gli diamo la priorità, dai. Ah, facciamo parlare prima loro? Beh sì, se sono gli ospiti. Ok, allora il gioco che si fa più a Natale, quello più gettonato, qual è? La tombola. La tombola vale per tutti? Sì, okay. Sì. L'ho sempre perso, ma ho giocato. Perdeva, era sempre, la felicità degli altri. Sempre. E per te invece? Qualche gioco di tavola, Monopoli, Carriere. Carriere, che cos'è? Un gioco in cui ci sono varie università, quindi ognuno con la propria pedina. Si butta diciamo in queste varie facoltà. Ah, e questo è il giorno di Natale, si gioca. Sì. Ah. Che si vince, ecco. Niente? No, niente. È Natale tutto l'anno, i giochi di tutto l'anno sono a Natale. A Natale no, quindi Teresa perde sempre. Lei, signor io Fausto, ha vinto ogni tanto. Non mi ricordo quando qui ho vinto, ma mi ricordo quei che. E mi ricordo che non ho mai vinto. Ah, ecco. Ok. Tiziana, tu fortunata al gioco? Sì, fortunata al gioco, sfortunata. No, non volevo dire, me la so cercata. Cioè, quello c'è, però, è tutto vero. No, fortunata al gioco no, ma neanche in amore, quindi a posto così. No, a casa mia no, si gioca i soliti giochi. Tombola no, non ci piace. Sì, perché... Troppo lungo, sì. No, però c'era un altro gioco simile alla tombola. Come l'hai chiamato? Quello è tombola regali. Tombola? Tombola regali, tombola regali. E che cos'è? Noi praticamente... Tipo Babbo Natale. Tipo Babbo Natale. No, e il 24 a notte noi mettiamo tutti i numeretti sui regali che ci sono. E questi numeretti si estraggono a sorte. E a chi tocca scarta il regalo. Diciamo che la sorte è a ordine di scarto. Ah. No, ogni regalo comunque è per la persona, cioè per me, da mia sorella. E cioè, diciamo che l'ordine è lo di scarto. Numero uno, scarta mia sorella. Numero due, scarto io. Così almeno non ci affolliamo tutti sui regali insieme. Ma quindi a chiunque può capitare qualsiasi regalo? No, è questa la cosa. Comunque i regali sono nominati e sono per mamma, per papà, per zia, per nonna. Però è proprio l'ordine di scarto. Ah, magari lo scarti per primo. Sì, per primo, invece di buttarci tutti insieme sull'albero e scartare tutto insieme i regali. Ok, non si fa quindi scarta la carta? Sì, si fa. Ah, però, pure lì scarta. Sì, si fa, però uno solo scarta e tutti gli altri guardano. Rispetta insomma il tuo turno per scartare. Ma il regalo più bello che vanno fatto a lei, sì, signor Fosso, cosa? Sempre sono lo stesso, la persona che apre il sì, l'attenzione sì. Tocca tornare indietro. Se lo ricorda un regalo, un bel regalo che ha ricevuto? Io mi ricordo che mio padre e mia madre, quando avevo 7 anni, l'avevano messi in un bagno. I regali? Per nasconderli. Io cercavo sotto al tavolo, non c'avevamo il caminetto sotto al tavolo. Dice, Babbo Natale dove le aveva messi questi regali? E io sono andato che mia madre e mio padre, un po' furioso, e mi hanno messi i regali.
Guarda che portati i Babbo Natale, io non lo so, mi diceva ma mia madre diceva va al bagno, sai che sei andato? Io cercavo i legati e non stavo al bagno. Poi ha capito che era bene andare al bagno. Si divertiva a nascondere. Tiziano, e te? Il regalo più buffo? No, il regalo più bello mi ricordo. Ero piccola, avrò avuto 5 anni. La prima volta, la prima casa di Barbie. Io avevo la villa di Barbie. A Natascia si sono illuminati gli occhi. Il camper di Barbie. Sì, la villa di Barbie con l'ascensore. E quando vedi quel regalo che scartai, proprio occhio a cuoricino, sai, 5 anni Barbie. Che poi cosa sono stati soldi? Sì. Cioè mia figlia me l'ha chiesto, voglio il camper di Barbie. No, Babbo Natale ha detto che... A me aveva la Maya Comanda, a me. La macchina telecomandata. Pure la pianola. Pure la pianola gli arriva Riccardo. Sì. Andrea, a te invece, il regalo più bello? Boh. Dai, come boh? Dai. La bicicletta, che ne so, la bicicletta? Un treno. Un treno. Una macchina. Un videogioco? Sì. Se ti sentisse tua madre direbbe, ma come gli abbiamo regalato sto mondo e quell'altro? A te, Anna, invece? Un microfono. Un microfono? Ah. Dici qualcosa in più però, se crea un mistero intorno a questo. No, vabbè, ovviamente per il canto, quindi regalo. Ah, è vero, perché tu canti. Sì. Insieme a lì, a Tiziana. Sì, esatto. Allora, quindi poi chiudiamo la sigla, la fate voi, pensare a una canzone. Va bene, dai. Una canzone di Natale. Una canzone di. Io giro il coro. E Riccardo dirige. Maestro. Dirige il coro. Tu invece un regalo particolare che. La mia prima bicicletta, era di Barbie. Quindi questo è stato il regalo più speciale. Ma vedi, invece a me una volta, se mi sente ora lo zio. Mi è arrivato un regalo riciclato. Che era plastica, che era. Era un phon. E sopra c'era scritto, non è mai andata giù sta cosa. E sopra c'era scritto auguri Marisa, una cosa del genere. Vabbè, era uno zio con cui non avevo buoni rapporti e mi regalò un regalo riciclato. Vabbè, dopo questo aneddoto. Ah, sta cosa non ce la dici mai, aspettavo l'occasione giusta. E quindi, giochi. Ok, ma Natale poi si sa le grandi abbuffate, quindi si mangia più non posso, insomma. Io non lo so. Richiedere il signor Fausto. Tu hai fatto, Federico, tu al Natale. Qual è il piatto preferito? Posso mangiare più e... mi fai ricordare... come le lasagne. Le lasagne. Ma sua moglie, cioè sua moglie è andata via. Sta fuori. Sua moglie le lasagne come le cucina? Bene. Bene, quindi a Natale fate le lasagne. Anche perché poi ascolta, quindi poi... No, è bene. È bella. Quindi le lasagne a Natale sono dopo, il 24 a sera no carne, giusto? Solo pesce. Pesce il 25. Il 25 a sera, a pranzo. Signora Teresa, lei fa sì con la testa, conferma? A vigilia non si mangia la carne? No, frittura di pesce, fritture di altri... broccoli. È vero, perché c'è la frittura, uno frigge qualsiasi cosa. Bravo, baccalà. Natale arriva prima la pozza di fritto che è Natale. Esatto. Soprattutto il pesce. Ma pure le mele si fanno, le mele fritte. Alcuni le fanno, sì. Da noi sì. Non si usavano. No, lei no. Però a Roma le... mele, cipolline fritte. Noi carciofi, tutto buone. Ciò che... cipolline fritte. E cipolle fritte pure, giusto? Misto di pesce di tutti i tipi. Quello è soprattutto, poi ecco i frittelli del baccalà, quella roba lì, la vigilia. Questo è il 24. E poi il primo era spaghetti alle vongole. Sì, bravo. Quella è la questo cosa. È il piatto preferito, Anna. Teresa. Io? Teresa che Anna, perché? Io che preferivo? Il pesce lo preferisco. Pesce e carne. Formaggi non ne mangio, quindi vado per questo.
Ok, quindi piatto preferito? Tutto sono di prova. I fratelli che fa nonno. Nonno frigge, quindi nonno si mette là e frigge. Nonno. Questi frittelli con le mele, con i broccoli, con il baccalà. E questa è una tradizione. Ah, quindi ecco, abbiamo dato tanti spunti per chi ci ascolta. Ora, siccome la regia mi fa segnale che siamo quasi. Mi fa segno che siamo quasi arrivati. Chi è? Qual è la regia? La regia, cioè la regia. Allora, un desiderio per il Natale, cioè un pensiero per il Natale, una cosa che si desidera, un augurio. Non lo posso dire. Eh? Vorrei mio marito di nuovo con me. Quindi, signora Teresa vorrebbe... Che mi manca. Io immagino. Però lo passerà comunque con i figli. Con i miei figli, ma non è la stessa cosa, immagino. Però mi manca il perno. Io mi viene in mente la pace nel mondo, troppa guerra, troppa violenza, troppo contro le donne, troppo di troppo. Volevi un po' di pace. Beh, se ultimamente siamo bombardati da messaggi di guerra, di sì. Anche violenza sulle donne, anche in casa, sui bambini, insomma. Penso che la mia pace vorrei poterla trovare ancora. Andrea, un augurio per il Natale? E Riccardo? Auguri buon Natale! Che desideri a Natale? No, cosa a me la vita mai comanda. Arriva, perfetto! La pianola! La pianola e la macchina telecomandata. Sì. Andrea? Siamo noi 19 a letto, io vado a combinare. Ci arriva a bambola chiusa. Io a letto subito. Tiziano, un desiderio per il Natale? Allora, io vado un po' su più sul comico. Ok. Ho letto una cosa che mi ha fatto molto ridere. Desiderio, come tu adesso mi hai chiesto, qual è il tuo desiderio per Natale? Trovare l'anima gemella? Io ti rispondo, no, trovare un cinese riccio. Che non si è mai visto un cinese riccio. Un saluto per chiudere questa puntata. Vabbè sì, auguri a tutti. Diciamo in generale, non solo a Natale, ma sempre, non smettete mai di desiderare. Non smettete mai? Oh. E che parchetti dice di niente la vostra frase? Chiudiamo così. Che ci sia sempre uno spirito di ricerca, di curiosità nei confronti delle cose, di andare a fondo. Natasha? Beh, io anche vi auguro a tutti buon Natale e che sia, diciamo, sereno e anche un buon 2015. Ecco, soprattutto. Che speriamo sempre che sia migliore del 2014. Quello si dice sempre così ogni anno. Poi andiamo sempre peggio, però va bene, uno spera sempre, no? Un saluto anche per te. Auguri a tutti e come al Tano Lascia speriamo che quest'anno ci porti delle felicità, delle nuove conoscenze. Ok, allora non scappate perché Teresa ci ha portato là. Pastiera. La pastiera, giusto? No, ma davvero? Eh sì, quindi un applauso a Teresa che ci ha portato a... Però, scusi. Allora, comunque facciamo così, chiudiamo e salutiamo tutti quanti gli ascoltatori di Radio Giovani Arcobaleno. Qui è stata Stazione RAR e per amore della diretta salutiamo il nostro tecnico che manderà in onda... Il tutto? 3, 2, 1. As long as it's Christmas, and Happy New Year. Let's hope it's a good one. Tu non alzi le mani, Gino. Volpe. Auguri a tutti! Auguri a tutti! Grazie all'esibizione spontanea e non forzata. Perché vi porti un mondo di bene a tutti quanti. Un mondo per il bene a tutti. Ciao! 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 Ciao.